Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il webinar di Edicom. Oggi chiudiamo la settimana di venerdì con il nostro calendario, con i nostri appuntamenti. Come sapete, sono sempre molti, sono sempre fitti, ma oggi ci troviamo di fronte a una tematica che secondo me, oltre ad essere interessante particolarmente, credo che sia anche piacevole da affrontare. Quando parliamo di, come in questo caso, di comfort full electric, io penso sempre a un tema che effettivamente è futuristico, no? Però ci troviamo oggi nelle condizioni di poter effettivamente parlarne e pensare seriamente a una soluzione di questo tipo. Come vedrete, oggi ovviamente ci concentriamo sul tema della casa, sull'ambito residenziale, anche se questa, diciamo, svolta elettrica ormai riguarda anche ambiti un po' più grandi, no? Un po' più di scala un po' più ampia rispetto a quello che è magari l'edificio. Io, per esempio, abito a Milano, ormai colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli se ne vedono sempre di più. Quindi il futuro è quello che ci aspetta, una transizione verso questo tipo. Poco fa ne stavamo proprio parlando anche con i relatori, no? Un po' degli obiettivi dell'Unione Europea, di dove stiamo andando e di dove magari anche gli incentivi che oggi sono su piazza, ci potrebbero dare una mano per svoltare in maniera consistente. Ma veniamo al tema di oggi. Oggi parliamo di comfort all'interno dell'ambiente domestico. Infatti, vedete qua accanto a me abbiamo due ospiti. Uno è Davide Raccagni di Olimpia Splendid e Buongiorno. abbiamo anche Roberto Longo. Buongiorno, buongiorno a entrambi di Fronius. Questo perché parleremo ovviamente di conversione elettrica degli impianti esistenti, quindi fondamentalmente andremo a parlare di climatizzazione impiantistica, ma non solo, e lo faremo con Davide Raccagni di Olimpia Splendid. Quindi il tema, lo avrete già inteso, è quello della pompa di calore. Ma poi ci avvarremo della professionalità di Roberto Longo e dell'azienda che rappresenta Fronius per andare a capire come gestire la produzione di un fotovoltaico, come poterla utilizzare per ottimizzare ovviamente il funzionamento della pompa di calore e di conseguenza, voglio dire, avere un comfort full electric che possa essere oltre che efficiente, anche fondamentalmente, diciamo, una soluzione molto attuale. Quindi, come ottimizzare, diciamo, l'autoconsumo. Gli argomenti di oggi, come vedrete, sono molti, quindi io non rubo più di tanto tempo. Vi ricordo solo che potrete, come sempre, fare domande ai nostri relatori. Quindi avete il solito pannello che ormai ci accompagna da più di un anno sulla destra del vostro schermo, il pannello di GoToWebinar, software che utilizziamo per questa diretta. C'è un campo chat domande che molti stanno già utilizzando per darci il buongiorno e il benvenuti. Ovviamente io estendo a tutti voi il buongiorno e il benvenuto. Lo stesso campo lo potrete utilizzare già subito per fare le vostre domande ai nostri relatori. La raccomandazione, come sempre, è quella di non fare le domande tutte alla fine, perché poi magari dopo non c'è il tempo per rispondere, ma di farle anche durante, perché sarò io a selezionare, trovare il momento in cui interrompere i nostri relatori e portare alla loro attenzione le vostre domande. Ultimissima cosa, vi ricordo che gli atti, quindi che vedrete quest'oggi presentate, le slide, vi saranno inviati già questo pomeriggio via posta elettronica al termine della compilazione di un questionario di gradimento che, come sempre, ci serve per migliorare la nostra attività di comunicazione. Allora, io direi che ho detto più o meno tutto. Tra l'altro sono stato anche più veloce del solito, si vede che è venerdì oggi e sono stato bravo e rapido. Roberto, io ti saluto brevemente perché ti ritroviamo nella seconda parte di questo appuntamento che ricordo durerà fino a circa le ore 13, mentre Davide Raccagni ti assegno il ruolo di relatore, di modo che tu possa cominciare a condividere la presentazione che hai preparato per noi e andare un pochino a capire come convertire gli impianti in full electric, diciamo così. Grazie Marco, se mi confermi che si vede la mia presentazione posso Sì, partire. ti confermo che sì. Perfetto. Allora, io mi occupo in Olimpia Splendid di sviluppo prodotti e di gestione e mantenimento di quelle che sono le gamme dei prodotti professional. E per chi non la conoscesse, Olimpia Splendid è un'azienda che dal lontano 56 si occupa di comfort e di climatizzazione all'interno degli edifici, con una particolare specializzazione verso quelli che sono gli edifici residenziali. Qui vedete quella che è la nostra proposta
di prodotti per poter andare a realizzare quello che è un impianto dedicato al riscaldamento, al raffrescamento, alla deumidificazione e anche alla qualità dell'aria all'interno di un edificio, e compresa anche poi ovviamente la produzione di acqua calda sanitaria. Noi siamo produttori dei prodotti appunto che vedete rappresentati in questa slide, e oggi andremo a soffermarci su quelli che sono in parte i nostri terminali di impianto, che sono dei ventilconvettori e dei ventilradiatori specifici per ambito residenziale, e andremo poi a vedere un prodotto specifico della nostra gamma pompe di calore, che è Sherpa Aqua 2, che si basa su una tecnologia brevettata da Olympia Splendid, che appunto è la tecnologia Aqua 2, di cui vi parlerò più approfonditamente nelle prossime slide. Proprio nell'ottica di andare a sviluppare dei prodotti che aiutino a costruire degli edifici, dei sistemi edificio-impianto sempre più efficienti e sempre più prestanti, abbiamo commissionato all'ingegner Filippo Busato, attuale presidente AICAR, uno studio che ci permettesse di andare ad individuare qual è il miglior sistema pompa di calore terminali all'interno di nuovi edifici o ristrutturazioni comunque ad elevata prestazione energetica, per andare a soddisfare quelle che sono le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Per fare questo abbiamo individuato un edificio tipo che fosse rappresentativo di una soluzione poi ripetibile su varia scala, e di questo edificio siamo andati ad effettuare una serie di analisi di tipo energetico, di tipo economico e legate poi al comfort presente all'interno dell'edificio, mettendo a confronto diverse tipologie impiantistiche. In particolare abbiamo fatto un confronto diretto tra quella che è la soluzione in pompa di calore e ventilconvettori rispetto a una soluzione pompa di calore con impianto radiante. Questa analisi è stata poi calata all'interno di tre, diciamo, climi di riferimento, che sono quelli richiamati dalla normativa europea. Sono quindi il clima cold, tipico delle aree più fredde del nostro continente, il clima average, tipico del centro-nord Italia e dell'Europa, diciamo, centrale, e il clima warm invece, quindi della fascia mediterranea, la fascia più calda. Tutti i risultati di dettaglio di questo studio poi vi invito ad andare appunto a vederli direttamente sullo studio, che è possibile scaricare dal nostro sito. Quindi, per andare poi a fare un'analisi più di dettaglio, troverete dei risultati molto interessanti. Nel tempo che abbiamo in questo convegno, mi piace portare in modo riassuntivo quelli che sono i due risultati principali che si sono ottenuti. Quindi, la prima cosa che abbiamo, diciamo, evinto da questo studio è quello che per poter avere i migliori sistemi edificio-impianto dal punto di vista prestazionale e di efficienza, non ci si può, diciamo, accontentare di avere una pompa di calore costruita in un'unica tipologia, quindi un unico modello di pompa di calore che venga utilizzata su diversi contesti climatici, perché questo sarebbe comunque un compromesso in alcuni di questi. Pertanto, è necessario, per avere appunto le migliori prestazioni energetiche, avere dei modelli di pompa di calore specificatamente studiati e strutturati per funzionare in uno specifico contesto climatico. Per questo motivo, all'interno della gamma di Olympia Splendid troverete macchine con diverse caratteristiche costruttive e prestazionali, proprio per diciamo avere la migliore efficienza e il miglior funzionamento nei diversi climi. Il secondo risultato importante che è stato ottenuto da questo studio è quello ottenuto dal confronto appunto tra un sistema impiantistico in pompa di calore con ventilconvettore rispetto a un sistema in pompa di calore con pavimento radiante, considerando tutte le sue condizioni di funzionamento, quindi sia la funzione in condizione di riscaldamento sia di raffrescamento. Quello che si evince dallo studio è che in tutti e tre i climi, quindi cold, average e warm, si trova che dal punto di vista economico, andando ad analizzare
i costi di investimento più i costi gestionali su un arco temporale di 15 anni, quindi compresi poi i costi legati ai consumi dell'impianto, si trova che l'impianto a 20 convettori è sempre più conveniente dal punto di vista economico rispetto al pavimento radiante. Se ci spostiamo poi nei climi caldi, quello che si evince è che anche diciamo nell'uso dell'impianto, quindi andando ad analizzare quelli che sono i consumi energetici, l'impianto a 20 convettori presenta un vantaggio che nel caso specifico si attestava all'8%, quindi un 8% di consumi in meno sui 15 anni rispetto diciamo, all'impianto con pavimento radiante. Il secondo risultato diciamo che abbiamo ottenuto andando a guardare quelli che sono i nostri terminali, è quello che si può riportare nell'ambito della ristrutturazione e della riqualificazione. Qui il confronto tipicamente avviene tra un sistema che è quello che normalmente troviamo all'interno degli edifici esistenti, quindi con dei terminali che sono dei radiatori, il quale potrebbe, come viene proposto alcune volte sul mercato, potrebbe essere utilizzato anche con delle pompe di calore. Andando invece a sostituire e quindi a ricostituire l'impianto con dei 20 convettori, quello che si può trovare, oltre al vantaggio di poter andare a raffrescare con lo stesso terminale, qualora si possa mettere mano, diciamo, alla rete di distribuzione, rinnovandola e coibentandola per poter raccogliere anche acqua refrigerata, il secondo vantaggio, dicevo, è che la pompa di calore può funzionare a temperature di mandata inferiori. E quindi avere poi delle efficienze durante la stagione invernale più elevate proprio per poi ridurre i consumi poi all'uso che ne fa l'utente durante la vita dell'impianto. Questo si sposa bene anche con quella che è la realtà incentivante di oggi, quindi se pensiamo diciamo, ai requisiti che devono essere rispettati dal 110%, in particolare mi sto riferendo al doppio salto di classe. Un impianto più efficiente facilita proprio il raggiungimento di questo requisito. E proprio su questa tematica che volevo mostrarvi un esempio, quindi un caso diciamo, che abbiamo provato a studiare, che va a rappresentare quella che è una situazione che spesso si può trovare proprio diciamo, in questo particolare contesto storico dove sappiamo che il superbonus ha dato una forte spinta a quello che è il rinnovamento e a quello che è l'efficientamento dei nostri edifici. Non parleremo di normativa, non parleremo di, diciamo, di requisiti che immagino tutti abbiano già ascoltato tantissimi webinar e tantissime attività formative, parleremo invece in questo caso di una soluzione pratica e di una, diciamo, opzione di efficientamento dell'impianto. Quindi il caso è quello molto comune, come dicevo, di un edificio termoautonomo in cui si è presente una caldaia e un impianto a radiatori che tipicamente funziona ad alta temperatura. Qui abbiamo ipotizzato un funzionamento di 75 gradi di mandata, 65 gradi di ritorno, che è, diciamo, poi il riferimento tipico con cui venivano dimensionati gli impianti a radiatori fino a un po' di anni fa. E queste ovviamente sono le condizioni di funzionamento nella temperatura di progetto della località a cui ci stiamo riferendo. Diciamo l'obiettivo di questa analisi è quello di voler valutare un efficientamento dell'impianto, perché ipotizziamo che in questo caso l'utente, l'abitante della casa voglia andare ad accedere a un incentivo come quello del superbonus, senza però poter andare a intervenire sull'involucro edilizio e senza fare dei pesanti interventi edilizi all'interno della casa, che ad esempio gli permetterebbero di rifare la rete di distribuzione. Quindi ipotizziamo di mantenere la rete di distribuzione esistente, che per quello che abbiamo visto spesso diventa un'operazione difficoltosa andare a rifarla, in un ambito di ristrutturazione di prima casa, dove sicuramente l'utente abita la casa e quindi è difficile poter fare un intervento che abbia un'invasività di questo tipo. Mantenendo quindi la rete esistente, l'obiettivo è quello di andare, come dicevamo, a costruire un impianto, decisamente più efficiente rispetto a quello esistente. E l'analisi, la proposta che
che Olimpia fa sul mercato è quello di accettare la sfida più ardua, diciamo, e quindi trasformare l'impianto a gas, tipicamente, quindi che sfrutta diciamo delle fonti fossili, a un impianto completamente elettrico, perché è quello che maggiormente ci permette di aprire a una possibile quasi totalità, diciamo, di energia rinnovabile come alimentazione del nostro impianto. Abbiamo detto che abbiamo il limite di avere la rete di distribuzione esistente, pertanto l'impianto dovrà essere strutturato per mantenere all'interno di questa rete di distribuzione le stesse portate di acqua che erano, diciamo, a disposizione dei radiatori esistenti. Questo perché non sappiamo se la rete, può poi portare, portate più elevate di acqua. Per fare questo, nello schema vedete, è stato previsto un separatore idraulico in modo da gestire separatamente la rete di distribuzione ai terminali rispetto diciamo, alla rete primaria del generatore. Infatti, sulla rete secondaria lavoriamo ancora con un delta T10 perché dobbiamo mantenere le portate costanti con lo schema che vi ho fatto vedere precedentemente, mentre sul lato pompa di calore tipicamente si lavora a 5 gradi di salto termico, quindi la portata sarà doppia e sarà possibile farlo grazie al separatore idraulico. I venti convettori, ovviamente, mantenendo la rete di distribuzione esistente, a meno che non si sia sicuri di avere una rete coibentata al punto da poter accettare acqua refrigerata, dovranno necessariamente essere utilizzati in funzione di solo riscaldamento. Diciamo, in questo esempio, aver portato l'impianto in una condizione completamente elettrica, ovviamente ben si sposa con l'installazione di un impianto fotovoltaico e magari, se vi è la possibilità, andare anche a sfruttare l'accumulo elettrico di una batteria elettrica proprio per andare ad utilizzare il massimo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Non mi soffermerò troppo su, diciamo, i dettagli di questa tabella, ve la racconto velocemente, poi comunque vi verranno lasciate le slide, quindi potrete fare, diciamo, analizzare un pochino questo calcolo, fare le vostre considerazioni, poi noi siamo a disposizione eventualmente per domande più approfondite o per confronti tecnici. Però in questa tabella quello che si vede è, diciamo, il dettaglio di come si può andare a dimensionare la sostituzione di un radiatore con un ventilconvettore andando proprio a sfruttare il vantaggio di riduzione della temperatura di mandata che vi ho mostrato nella slide precedente. Quindi avevamo un radiatore che lavorava a 75 gradi, ora avremo dei terminali che con la stessa rete di distribuzione potranno lavorare, abbiamo detto, a 45 gradi. Questo ovviamente è un esempio, però per farvi capire che si può ridurre notevolmente la temperatura di mandata e quindi l'efficienza della pompa di calore. Qui vedete l'esempio è, diciamo, costituito da 7 stanze, dotate quindi ognuna di un radiatore, in cui questa è la portata originale, diciamo, originaria che fluiva attraverso il radiatore, funzionante a 75 gradi, con un salto termico di circa 10 gradi su ogni terminale, e in queste colonne sono riportate le dimensioni del radiatore. Sulle colonne invece, diciamo, riferite al ventilconvettore, vediamo come la temperatura di mandata si è scesa a 45 gradi, la temperatura di ritorno all'incirca mantiene un salto termico 10 su ogni terminale, e qui sono andato a dimensionare i terminali, considerando di non superare mai, in funzione di riscaldamento, la velocità media. Quindi trovate dei terminali dimensionati alla velocità minima e alla velocità media. La verifica che la potenza del terminale andasse a coprire la potenza originaria del radiatore, perché ovviamente abbiamo detto che l'involucro non viene cambiato, quindi dovremo fornire la stessa potenza di picco. E in queste ultime colonne trovate invece quelle che sono le dimensioni del ventilconvettore che sono andato a dimensionare. Quello che si vede nell'ultima colonna sono le differenze di lunghezza tra il ventilconvettore ultra slim, in questo caso che sono andato a considerare, se conoscete il catalogo Olympia Splendid, un SLR Air, è uno dei nostri ventilconvettori ultra slim per residenziale, e da qui si vede come la lunghezza
del terminale venticonvettore sia diciamo maggiore rispetto a quella del radiatore, dove si intende come larghezza del radiatore quella dei soli elementi, quindi senza la valvola e il detentore, e questa sia quasi sempre contenuta sotto i 30 centimetri. Considerate che 30 centimetri totali, quindi diciamo circa 15 centimetri per lato, li abbiamo normalmente sempre a disposizione proprio perché è l'ingombro comprensivo di spazi di utili, diciamo, alla manutenzione delle valvole e del detentore. Solo in questi due casi andiamo a superare di qualche centimetro questi 30 centimetri che diciamo possiamo considerare sicuramente a disposizione nella sostituzione, però a meno che non abbiamo un'installazione sotto nicchia, di solito non ci sono grossi problemi ad allargarsi di qualche centimetro. Ecco, questo solo per portarvi un esempio di un impianto a radiatori concreto, numericamente, che cosa ci permette, diciamo, di fare in sostituzione con un venticonvettore, quindi proprio per dimostrare che lo schema mostrato prima poi è uno schema effettivamente, diciamo, realizzabile e dimensionabile. Quindi, andando a concludere, diciamo, questa rapida presentazione di questo esempio, e possiamo ritenere intanto che grazie a un efficientamento così spinto dell'impianto, quindi ad una trasformazione completamente elettrica, anche in assenza, diciamo, di opere edilizie, sia molto probabile riuscire a raggiungere il doppio salto di classe energetica. Questo ci permette di appunto accedere alla detrazione del 110%, che ovviamente ha un vantaggio in termini economici decisamente maggiore rispetto ad accedere agli altri bonus, quindi parliamo dell'ecobonus 65% o del 50%, che spesso abbiamo visto e stiamo vedendo in questi mesi sul mercato, diventano diciamo preferibili per semplicità di intervento e per semplicità anche poi di diciamo di pratiche dal punto di vista burocratico anche, però indubbiamente non ci permettono di avere lo stesso vantaggio economico. Ricordiamo poi che se riusciamo ad accedere al 110%, il meccanismo ci permette di andare a detrarre anche il fotovoltaico e l'accumulo elettrochimico, che in presenza di un impianto completamente elettrico verrebbero sfruttati al meglio delle loro potenzialità. Il tutto ovviamente ci permette di raggiungere quello che è, diciamo, un aspetto che spesso si sta tendendo a dimenticare, che è vero che l'incentivo incentiva la costruzione dell'impianto, ma poi questo più è efficiente e più garantirà bollette leggere diciamo, agli utilizzatori negli anni a venire. Quelli, diciamo, non sono poi cose che verranno incentivate assolutamente, quindi meglio lavoriamo adesso e meglio ci garantiamo minori spese negli anni a venire. Parliamo ora di quella che è, diciamo, la Interrompo, tecnologia. no. Davide, ti interrompo un attimo perché ci sono tre domande e sono tutte e tre, secondo me, molto, molto azzeccate e molto interessanti. Allora, proprio in relazione al caso studio che hai fatto vedere, ci chiedono perché si propone una soluzione totalmente elettrica, scusami, anziché ibrida factory made, che probabilmente sarebbe anche più semplice. Sì, allora sicuramente più semplice, questo rientra diciamo un po' nel discorso che facevo prima. Probabilmente con un impianto ibrido si riesce comunque anche mantenendo i terminali esistenti, forse a rientrare al 110%. Questo non è diciamo assolutamente scontato, deve essere sempre verificato, però in alcuni casi è probabile che si possa comunque rientrare nel 110%. Quello che però diciamo è un po' il nostro punto di vista, è un po' più generale, va un po' oltre, diciamo, l'idea di raggiungere i requisiti per avere l'incentivo, ma guarda ad un orizzonte temporale un pochino più lungo. Oggi abbiamo, diciamo, in Italia una condizione che credo in nessun'altra parte del mondo esista, di fortissima incentivazione. E questo è, lo diceva poi anche il sottosegretario Fraccaro quando ha presentato diciamo, l'intento e diciamo, gli obiettivi del 110%, questo tipo di incentivo ha proprio l'obiettivo di spingersi a fare il meglio possibile, perché questo ci darebbe un vantaggio, diciamo, oltre che personale sul singolo intervento, anche di sistema. Sappiamo che l'Europa ci sta dando degli obiettivi, ci stiamo dando degli obiettivi come Europa
estremamente impegnativi. Si parlano di obiettivi intermedi al 2030 molto ambiziosi, ma addirittura si parla di decarbonizzazione totale al 2050. Quindi, in un contesto in cui la tecnologia permette di farlo, l'incentivo è estremamente generoso, e quindi ci sono le condizioni, tutte le condizioni per poterlo mettere in atto, a nostro avviso, non fare adesso quel passo di trasformazione completamente elettrica è un'occasione un pochino persa. Ovviamente chi propone soprattutto impianti ibridi esalta la facilità di intervento con un impianto ibrido perché la caldaia, diciamo, va a compensare un po' qualsiasi cosa, anche diciamo, mancanze di potenza, mancanze diciamo, anche di precisione a livello progettuale, perché comunque ho la caldaia che mi dà una, diciamo, una sicurezza in termini di potenza. Però sto comunque, diciamo, ipotecando il mio impianto a consumare fonti fossili ancora per almeno 15 o 20 anni, perché se oggi lo rinnovo vuol dire che ho una prospettiva di quel tempo. Chissà poi se fra 15 o 20 anni, quando magari questi, diciamo, obiettivi europei si tramuteranno in obblighi diciamo, di installazione di impianti puramente elettrici, ci saranno ancora degli incentivi così, così generosi. La tecnologia già oggi lo permette, secondo noi è un po' un'occasione persa non farlo già oggi. Allora, vado con altre due domande. Allora, ci chiedono se in questo caso proprio che hai fatto vedere, quindi riqualificazione con ventili convettori, se si trova sempre una convenienza anche senza l'installazione di un fotovoltaico. Allora, lì bisognerebbe fare assolutamente tante analisi. Sappiamo che ovviamente le analisi, le analisi sia economiche sia energetiche sono fortemente influenzate da quella che è poi la situazione reale. Quindi l'involucro su cui mi sto, diciamo, sto andando a costruire l'impianto, sto andando a riqualificare l'impianto e anche poi gli usi che ne fanno le persone. Di certo, lavorando con quelle temperature di mandata, quindi stiamo parlando di 45-50 gradi invece dell'alta temperatura con cui lavorerebbero i radiatori, la pompa di calore sicuramente ha dei COP e quindi comunque un'efficienza media stagionale che è decisamente più elevata rispetto a lavorare con una pompa di calore su un impianto in alta temperatura, come qualche produttore propone. Ma anche probabilmente rispetto a un impianto ibrido, dove comunque, se stiamo parlando soprattutto d'Italia, non abbiamo temperature invernali così rigide da avere dei COP delle pompe di calore di oggi, che oggi sono cresciuti moltissimo, anche nelle macchine aria-acqua, da avere una convenienza ad utilizzare una caldaia. Quindi sicuramente c'è da fare una valutazione dell'ammortamento del cambio dei terminali, ma stiamo parlando comunque ad oggi di una spesa che viene completamente incentivata, quindi mi sentirei di dire che anche senza fotovoltaico l'impianto che otterremmo comunque porta dei vantaggi in termini di bolletta negli anni successivi. Ovviamente deve essere sempre tutto verificato e ben dimensionato. Perché questo poi avvenga e anche ben avviato, perché questo poi avvenga realmente. Ovviamente, nel momento in cui ho realizzato un impianto pronto ad accogliere l'energia elettrica, a parte il vantaggio che già a livello nazionale, ovviamente, la quota rinnovabile è sempre più elevata, nel momento in cui poi dovessi avere la possibilità di installare anche in un futuro un impianto fotovoltaico, diciamo che la mia pompa di calore è già pronta ad accogliere l'energia anche autoprodotta in sito. Perfetto, un'ultima questione, poi ne stanno arrivando altre, ma magari le affrontiamo poi in un secondo momento diciamo, di break domande, però questa mi pareva interessante perché tu prima hai parlato di aspetti dimensionali, no? Quindi di come andare a sostituire considerando quali sono gli ingombri e le dimensioni, però c'è un'altra cosa pratica che vogliono sapere i nostri professionisti, è se il ventil convettore necessita di una presa di corrente e di uno scarico condensa. Allora, della presa di corrente assolutamente sì, quindi comunque un minimo di, diciamo, di opere che abbiano un impatto anche, diciamo, edilizio o comunque estetico all'interno dell'edificio bisogna metterlo in conto.
però portare un'alimentazione elettrica in ogni stanza, da quello che abbiamo visto, non è poi così complesso, nel senso che spesso si ha una presa elettrica abbastanza vicina al radiatore, sì, a quello che è il radiatore che poi dovesse diventare un venticonvettore. Diverso è lo scarico condensa e il discorso, quello che vi facevo prima, è proprio anche in quest'ottica, cioè se ho la possibilità di modificare la mia rete di distribuzione per accogliere anche acqua refrigerata, allora starò facendo un intervento per cui probabilmente riuscirò a risolvere anche l'evacuazione della condensa, perché comunque sto intervenendo a livello di murature piuttosto che a livello di pavimenti. E quindi potrò immaginare delle soluzioni, anche qui da vedere caso per evacuare la condensa. Ma nel caso che vi ho presentato prima, ho fatto infatti la premessa che qualora la rete di distribuzione non sia in grado di accogliere, acqua refrigerata, i terminali funzioneranno solo in riscaldamento. E quindi funzionando in solo riscaldamento non c'è la necessità di andare ad evacuare la condensa. Ecco, l'esempio è stato volutamente fatto considerando di non rifare la rete di distribuzione proprio perché questa, come dicevo, da quello che stiamo vedendo, è una condizione non banale, cioè andare a rifare una rete di distribuzione all'interno di un appartamento abitato, sapete bene che vuol dire nella stragrande maggioranza dei casi dover uscire di casa, perché vuol dire comunque mettere mano alle pavimentazioni, quindi spostare gli arredi, avere delle opere edilizie in casa per andare a realizzare una nuova rete di distribuzione. Esistono poi anche delle altre soluzioni, ovviamente da vedere caso per caso, come ad esempio l'uso di venticonvettori a parete alta, che permettono ad esempio di riflettere, di ragionare su distribuzioni magari parzialmente a soffitto o diciamo in un sottotetto, piuttosto che altre soluzioni che poi sono diciamo magari più particolari da vedere nello specifico caso. Perfetto, direi che ti lascio proseguire. Ok, parliamo quindi ora di quella che vi citavo solo in precedenza, della tecnologia Aqua2, che è, come dicevo, una tecnologia brevettata da Olympia Splendid e sulla quale vengono prodotte alcune delle nostre pompe di calore che prendono il nome appunto di Sherpa Aqua2. Aqua2 è fondamentalmente una pompa di calore polivalente. Voi sapete che esistono sul mercato diverse tipologie di pompe di calore polivalenti, le quali comunque sono delle macchine che di base hanno la capacità di effettuare la contemporanea produzione di acqua refrigerata e di acqua calda. Questo per poter soddisfare appunto contemporaneamente, ma anche in modo dipendente, qualora richiesto, le esigenze di raffrescamento, riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. Queste sono macchine che sono nate all'interno di settori in cui più che nel settore residenziale questa necessità è stringente, quindi come ad esempio in settori alberghi, nel settore alberghiero, commerciale e ospedaliero, dove la contemporaneità di fabbisogno di acqua refrigerata e di acqua calda è quasi costante e spesso è anche non strettamente legata alla stagionalità, alla stagione in cui ci troviamo. All'interno di un ambito residenziale diventa estremamente interessante l'uso delle pompe di calore polivalenti, perché comunque, anche se operiamo su impianti a due tubi, quindi dove il comfort all'interno della casa l'impianto di comfort all'interno della casa o è dedicato al riscaldamento o è dedicato al raffrescamento. Comunque, anche all'interno di un edificio residenziale abbiamo fabbisogni contemporanei come il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, tipicamente a due livelli di temperatura differenti, o il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria, quindi appunto un fabbisogno di acqua refrigerata e un fabbisogno di acqua calda. La tecnologia Aqua2 si basa su un ciclo frigorifero combinato, dove si ha un primo circuito refrigerante acqua-acqua dedicato solamente alla produzione sanitaria, il quale utilizza come fonte di energia, come pozzo di energia, l'acqua di ritorno dall'impianto. Quindi qui abbiamo l'acqua che torna dai nostri venticonvettori o dal nostro pavimento radiante, fluisce attraverso l'evaporatore del circuito frigorifero
acqua in R134A, e questo calore viene appunto dal refrigerante innalzato di temperatura e ceduto al bollitore sanitario, che può essere scaldato fino a un massimo di 75 gradi. Questo circuito frigorifero è un circuito frigorifero di piccola potenza ed è collegato ed è, diciamo, installato all'interno dei moduli interni delle nostre pompe di calore splittate. Quindi, nel caso della versione con unità interna a torre, sta al di sopra del bollitore, nel caso della versione con unità interna a pensile, sta nella parte bassa appunto del mobile della macchina pensile. Il secondo circuito frigorifero è quello che fa capo alla moto condensata esterna, è un circuito frigorifero aria-acqua in R32 o in R410A in base alla taglia, le taglie più piccole sono in R32, quelle più grandi sono in R410A, e utilizza l'aria esterna come sorgente per pescare o cedere calore. Questo circuito frigorifero si occupa del comfort, quindi produrrà acqua refrigerata, come qui rappresentato, piuttosto che acqua calda per il nostro impianto di riscaldamento. Quindi, quando ci troviamo nella condizione invernale, ci troveremo ad avere, ad esempio, su un impianto a ventilconvettori, la macchina che sta producendo acqua a 45 gradi di mandata e a 40 gradi sarà la temperatura di ritorno, sulla quale potrà operare il secondo circuito frigorifero, quello in R134A, per andare, innalzando di temperatura questo calore, andare a scaldare il bollitore fino a un massimo, come dicevamo, di 75 gradi. E questo può avvenire contemporaneamente, quindi senza l'interruzione del servizio di riscaldamento. La stessa cosa, con maggiori vantaggi, avviene anche durante la stagione estiva. Quindi, mentre sta la macchina producendo acqua a 7 gradi per l'impianto di raffrescamento venticonvettori, piuttosto che 18 gradi, 15 gradi nel caso di un pavimento radiante, il circuito frigorifero dedicato all'acqua calda sanitaria, andando a prelevare calore dall'acqua di ritorno dell'impianto, va a produrre contemporaneamente acqua calda sanitaria. Quindi questo senza interrompere il circuito frigorifero, senza interrompere la fornitura di acqua refrigerata ai terminali. In questo caso abbiamo poi quello che è uno dei principali vantaggi delle pompe di calore polivalenti, che è il fenomeno del recupero di calore. Quindi il calore che il circuito sanitario sta prelevando dall'acqua di ritorno dell'impianto verrà innalzato in temperatura per fare il sanitario. Ovviamente questo calore che viene prelevato dal ritorno sgrava l'unità esterna di una parte di lavoro, perché l'acqua che entra a 12 gradi nell'evaporatore uscirà ad una temperatura inferiore, quindi già parzialmente raffreddata per essere rimandata ai nostri terminali. E questo fa sì che l'efficienza complessiva del sistema cresca rispetto all'utilizzo di una pompa di calore tradizionale. Quindi, in questa slide riassumo un po' quelli che sono i vantaggi della tecnologia Aqua2 rispetto ad una tecnologia in pompa di calore tradizionale, quindi una pompa di calore a monocircuito, dotata di una valvola a tre vie che devi il flusso o verso un bollitore di acqua sanitaria oppure verso l'impianto, quindi la tipica pompa di calore che troviamo un po' in tutti i cataloghi dei produttori. Il primo vantaggio, come già dicevo, è la contemporaneità di servizi, quindi riscaldamento ACS o raffrescamento ACS, cosa che non posso garantire con una macchina monocircuito. Secondo vantaggio, recupero di calore durante la stagione estiva. L'abbiamo visto prima, in questo caso non vi è possibilità di recupero di calore. Aqua2 in più non ha inversioni di ciclo, mentre una pompa di calore monocircuito, ogni volta che deve mettersi a produrre sanitario durante la stagione estiva, deve interrompere l'impianto, la fornitura all'impianto di raffrescamento, invertire il circuito frigorifero e andare a produrre acqua calda mentre prima stava producendo acqua refrigerata. Sappiate che ogni inversione di ciclo aggiunge un consumo energetico non trascurabile sul consumo totale della macchina. Questa cosa non viene mai tenuta conto, non viene mai calcolata nei conteggi tipicamente fatti dal termotecnico, perché le norme di calcolo non prevedono, un'analisi dei consumi dovuto alle inversioni di ciclo, cosa che invece però nella pratica e poi nella realtà della bolletta del committente sicuramente va a pesare. Produzione sanitaria,
che nel caso di AQ2 è indipendente dalla temperatura esterna, perché il circuito refrigerante acqua-acqua lavora sull'acqua di ritorno dell'impianto. Pertanto, per la porzione di macchina che lavora sul sanitario, questa porzione di macchina non è influenzata dalla temperatura esterna, il che vuol dire che sia in condizioni esterne molto rigide, quindi climi molto freddi, ma anche in condizioni esterne molto calde, quindi sopra i 35 gradi, tipicamente le macchine monocircuito possono avere delle difficoltà in produzione sanitaria. In questo caso invece andiamo tranquillamente a garantire la produzione sanitaria fino ancora a quei massimi di temperatura che vi dicevo, che infatti ci danno un vantaggio anche in capacità di accumulo, poiché a parità di accumulo con AQ2 possiamo arrivare a scaldare fino a un massimo di 75 gradi, tipicamente ci si attesta a temperature che non superano i 65 gradi, però comunque decisamente, diciamo, riusciamo a accumulare decisamente più energia rispetto a un accumulo, a una pompa di calore tradizionale che può tipicamente arrivare al massimo a 50-55 gradi. Oggi con l'R32 si sale qualche grado in più, però quelle sono le temperature di riferimento. Non dobbiamo, si può scegliere di non fare ciclo di disinfezione antilegionella qualora si tenga l'accumulo al di sopra dei 60 gradi, temperatura assolutamente raggiungibile con AQ2, e qualora volessimo farli, queste disinfezioni antilegionella possono essere tranquillamente fatte col circuito dedicato al sanitario, che appunto può arrivare fino alle temperature tipiche di disinfezione senza la necessità di andare ad attivare resistenze elettriche o altri generatori, diciamo, ausiliari. Volevo adesso parlarvi di quello che è l'ultimo argomento della mia presentazione, che aggancerà anche gli argomenti di cui ci parlerà dopo il collega Longo di Fronius, ed è proprio il tema dell'abbinamento tra la pompa di calore e l'impianto fotovoltaico. Apparentemente è un abbinamento perfetto. Sappiamo poi però che andando a monitorare questi impianti ci si accorge di qualcosa di ben diverso. Il fotovoltaico magari garantisce la producibilità valutata diciamo in fase progettuale, ma ovviamente produce quando c'è a disposizione il sole, mentre la pompa di calore va a consumare energia spesso al di fuori dei momenti in cui il fotovoltaico sta producendo, magari perché l'impianto è stato tarato in un certo modo, oppure semplicemente perché l'utente fa la doccia la mattina presto o la sera tardi e quindi il bollitore sanitario viene ripristinato dalla pompa di calore quando non vi è energia elettrica prodotta dal fotovoltaico. Quindi diventa assolutamente fondamentale andare a studiare quelle strategie che permettono di ottimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta attraverso l'impianto fotovoltaico attraverso la nostra pompa di calore. Oggi diciamo che all'interno dell'ambiente residenziale esistono sostanzialmente due modalità di accumulo dell'energia sovrapprodotta. La prima è attraverso lo sfruttamento degli accumuli termici o comunque della capacità termica dell'acqua presente all'interno dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, quindi andando con la pompa di calore a surriscaldare questo contenuto d'acqua per poi goderne in un secondo momento, quando non si ha più produzione da fotovoltaico. Oppure andare ad accumulare direttamente l'energia sovrapprodotta dai pannelli fotovoltaici all'interno di una batteria elettrica. E quello che scopriremo è che la pompa di calore in realtà ha in sé un risparmio implicito dovuto proprio alla sua capacità di andare a interagire opportunamente con gli accumuli di acqua, andando ad accumulare, vedremo adesso anche quantitativamente, una notevole quantità di energia. Questo signore, che si chiama Thomas Novak, è il segretario generale dell'EPA, quindi l'Associazione Europea delle Pompe di Calore, che negli ultimi anni, è diventata un'associazione sempre più importante per tutti i produttori, appunto di pompe di calore e anche per gli operatori del settore. Thomas Novak ha detto, in una sua dichiarazione una frase che credo possiamo, ritenere di condividere, direi tutti, che è quella che in futuro le reti elettriche, la rete elettrica, diciamo, europea sarà basata
sostanzialmente sulle fonti di energia rinnovabile. Però ha nella sua dichiarazione detto anche una cosa invece non assolutamente ovvia, e cioè che le pompe di calore non avranno più come condizione primaria il comfort dell'utente, ma questa diventerà una condizione, per quanto essenziale e indispensabile, comunque secondaria, perché ritiene che le pompe di calore diventeranno invece tra i principali fornitori dei servizi di bilanciamento della rete elettrica. Cosa significa questo? Che voi sapete che una rete elettrica basata sulle energie rinnovabili è una rete elettrica fondamentalmente instabile, almeno se si parla di solare e di eolico, perché queste due diciamo, fonti di energia primaria sono diciamo, assolutamente dipendenti dall'andamento del sole e del vento, e quindi la rete elettrica può trovarsi in momenti di forte sovrapproduzione rispetto alla richiesta, ma anche in momenti di buco di produzione rispetto a quella che è la richiesta momentanea. Pertanto c'è bisogno di andare ad avere dei volani, diciamo, che permettano di ridurre i consumi di energia quando ci sono dei buchi e di andare invece ad assorbire, accumulando dell'energia quando questa rete elettrica ha dei picchi di produzione. E la pompa di calore, attraverso la sua capacità di modulare, diciamo, le sue temperature di mandata e la sua potenza, è in grado di andare ad accumulare questa energia all'interno dell'impianto per poi riutilizzarla, per poi, diciamo, ridurre i propri consumi quando invece ci sono dei buchi di energia a livello di rete elettrica. Questo aspetto di utilizzare la pompa di calore come elemento per accumulare energia, diventa molto interessante anche nel contesto che oggi conosciamo, e di cui abbiamo già parlato prima, del super bonus del 110%. Sapete infatti che un impianto fotovoltaico incentivato attraverso il meccanismo del 110% non potrà godere del meccanismo dello scambio sul posto. Quindi tutta l'energia sovrapprodotta fondamentalmente viene ceduta gratis alla rete elettrica a cui sono collegato. E questo fa sì che diventi assolutamente conveniente per l'utente cercare di andare a sfruttare al meglio, ancora di più di una volta, la propria energia autoprodotta. Vediamo quindi di provare a quantificare quello che può essere, diciamo, il contributo dell'accumulo termico di una pompa di calore qualora si sia in presenza di sovrapproduzione fotovoltaica. Allora, sappiamo, soprattutto chi di voi è termotecnico, quanto questa formula sia alla base di tutti i nostri calcoli. E da qui si vede che un litro d'acqua scaldato di 5 gradi permette di diciamo, permette di accumulare in quel litro d'acqua 5,8 wattora. La capacità termica dell'acqua è elevata ed è per questo anche che l'acqua è stata scelta vari anni fa per le sue proprietà, tra cui appunto la sua capacità termica come fluido termovettore. Questa quantità di energia, questa unità di energia che possiamo tenere alla base dei nostri calcoli, può essere accumulata sotto forma di acqua calda all'interno di un accumulo sanitario, piuttosto che sotto forma di acqua calda o refrigerata all'interno dell'accumulo tecnico legato alla parte di comfort dell'impianto. Facciamo quindi anche qui un esempio numerico per provare a renderci conto meglio di che cosa si sta parlando. Allora, ipotizziamo un'abitazione costituita da due bagni, abitata da tre persone, nella quale si è presente un accumulo dell'acqua calda sanitaria di 150 litri. E ipotizziamo che il fabbisogno di acqua per fare una doccia sia di 60 litri, quindi una doccia da tra i 5 e i 10 minuti, una doccia abbastanza rapida, anche se non troppo. Quindi con una temperatura dell'acquedotto di 15 gradi e una temperatura d'uso di 40 gradi centigradi. Attraverso la formula vista prima si può andare a calcolare quella che è l'energia termica che è stata consumata, diciamo, per l'utilizzo, diciamo facendosi quella doccia, ed è pari a 1745 wattora. Ipotizziamo ora di avere dell'energia fotovoltaica sovrapprodotta e di volerla andare a sfruttare aumentando quella che è la temperatura dell'accumulo di acqua calda sanitaria. Ipotizziamo di avere l'accumulo normalmente con un set point di 50 gradi.
e decidiamo di andare ad aumentarlo di 5 gradi, sfruttando, diciamo, la sovrapproduzione dell'impianto fotovoltaico e lo portiamo a 55 gradi. Questo aumento di 5 gradi su 150 litri porta ad avere un accumulo di ulteriori 870 wattora di energia all'interno del nostro bollitore, che diviso l'energia necessaria ad una doccia vuol dire in soldoni che ci siamo messi via una mezza doccia all'interno dell'accumulo. Qualora la temperatura potesse essere incrementata di 20 gradi, quindi passando dai 50 ai 70 gradi, cosa ad esempio fattibile con la pompa di calore di cui vi ho parlato prima, quindi con la tecnologia acqua2, questo incremento di 20 gradi permette di stoccare all'interno dell'accumulo ulteriori 3.490 wattora di energia, che diviso l'energia di una doccia, ci permette di dire che abbiamo stoccato due docce all'interno dell'accumulo grazie a questa sovratemperatura che siamo andati ad inserire, diciamo, ad imprimere all'acqua contenuta nell'accumulo. Ipotizziamo poi che la stessa abitazione sia un'abitazione da 100 metri quadrati, che nella rete di distribuzione, quindi nelle tubazioni che arrivano ai terminali, siano contenuti circa 20 litri d'acqua, e che sia stato installato un accumulo inerziale lato impianto di circa 80 litri, quindi un totale di 100 litri d'acqua all'incirca sull'impianto di riscaldamento e raffrescamento. Ipotizziamo poi che l'edificio sia mediamente isolato, quindi sia un edificio che nelle condizioni di picco invernali abbia bisogno di 4 kW per poter essere riscaldato e che quindi mediamente nella stagione invernale abbia bisogno di circa 2 kW. In questo caso, sempre in presenza di una sovrapproduzione fotovoltaica, immaginiamo di poter andare ad aumentare la temperatura di mandata normalmente pari a 40 gradi, in questo esempio, a 50 gradi, quindi andando a scaldare di 10 gradi l'intero volume d'acqua presente all'interno dell'impianto. Moltiplicato per 100 litri e per, diciamo, la capacità termica dell'acqua, andiamo a trovare che l'energia stoccata in più grazie a questo surriscaldamento è di 1160 wattora. 1160 wattora diviso 2000 watt si trova un risultato di 0,6 ore. 0,6 ore sono circa 40 minuti e questa è l'autonomia che diciamo, il nostro impianto può avere senza che la pompa di calore intervenga nuovamente sull'impianto per garantire nuovamente la temperatura di mandata di 40 gradi. Quindi per questi 40 minuti all'incirca la pompa di calore potrebbe stare spenta e io riuscirei comunque a garantire l'energia e la potenza richiesta dall'edificio. Andando a fare un esercizio ripetitivo su varie dimensioni degli accumuli, partendo dall'acqua calda sanitaria, abbiamo visto come un surriscaldamento di 5 gradi porti ad avere, diciamo, una mezza doccia accantonata all'interno del mio accumulo da 150 litri. Questa cresce fino all'energia corrispondente ad una doccia all'interno dell'accumulo da 300 litri. Se invece riusciamo a garantire un surriscaldamento di 20 gradi, nel 150 litri riusciamo a stoccare l'energia equivalente di due docce, mentre nel 300 litri addirittura riusciamo a stoccare l'energia equivalente di 4 docce, quindi per andare a coprire, diciamo, quello che può essere il fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria dovuto all'uso umano di una famiglia di 4 persone. Lato impianto, abbiamo visto come un aumento della temperatura di mandata di 10 gradi ci permette di stoccare nella rete di distribuzione circa 0,6 ore di autonomia. Riferendoci al caso specifico, nel caso del 100 litri di accumulo complessivi, mentre nel caso in cui l'impianto abbia un contenuto di 300 litri, addirittura l'autonomia, nel caso specifico, potrebbe arrivare fino a 1,7 ore, quindi fino a quasi 2 ore di autonomia. Questo ragionamento può essere fatto anche in condizione estiva, andando a fare invece un sottoraffreddamento in presenza di sovrapproduzione fotovoltaica. In questo caso, col 100 litri riusciamo in presenza di un sottoraffreddamento di 5 gradi, di avere 0,3 ore di autonomia e 0,9 ore nel caso del 300 litri.
come possono essere, diciamo, comandati alla pompa di calore questi incrementi o decrementi per andare a stoccare energia all'interno, del mio impianto. Allora, questo per essere fatto, poi ce lo spiegherà più nel dettaglio Longo nella sua relazione, viene fatto attraverso un monitoraggio di quella che è, l'energia istantaneamente prodotta, o meglio, quindi della potenza istantanea prodotta dall'impianto fotovoltaico rispetto a quella che nello stesso momento sto assorbendo, diciamo, con gli utilizzatori presenti all'interno dell'edificio. Attraverso il gestore di carichi presente nell'inverter, è poi possibile andare, attraverso un contatto pulito, a segnalare alla pompa di calore un'eventuale sovrapproduzione di energia data dal fotovoltaico. Questa può essere, diciamo, impostata, diciamo, con delle soglie di intervento, in modo che, il contatto fotovoltaico presente sulla pompa di calore, venga chiuso solo quando ho una sovrapproduzione ritenuta sufficiente per mettere in atto, le variazioni di set point. Infatti, sulla pompa di calore, la chiusura del contatto fotovoltaico va ad attivare una serie di incrementi impostabili dall'elettronica della pompa di calore. Per quanto riguarda il raffreddamento, nel caso delle nostre macchine si può impostare da 0 a meno 5 gradi, quindi come sottoraffreddamento. Per quanto riguarda il riscaldamento, si può impostare un surriscaldamento tra 0 e 10 gradi. E per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria, un surriscaldamento tra 0 e 30 gradi. Quando viene chiuso il contatto fotovoltaico, la macchina cercherà di raggiungere, in base alla stagionalità e alla necessità di produrre sanitario, andrà a raggiungere i nuovi set point, incrementati o decrementati di questi delta. Per concludere, ipotizziamo di avere, diciamo, di andare a realizzare un impianto all'interno di una villa, comunque di un'abitazione, che abbia uno spazio a disposizione per installare degli accumuli abbastanza generosi. E quindi ipotizziamo di avere, possibilità di installare un accumulo sanitario da 300 litri, che abbiamo visto che con un incremento di 20 gradi permette di stoccare 6.980 wattora, e di avere lo spazio per andare ad installare anche un accumulo, inerziale lato impianto di 300 litri. Quindi siamo messi in una condizione di accumuli particolarmente generosi. Qui abbiamo visto che d'inverno, crescendo di 10 gradi, cioè surriscaldando di 10 gradi, riusciamo a stoccare altri 3.490 wattora. Quindi per una totale capacità di accumulo sotto forma di calore di 10.470 wattora. Considerando poi dei COP, medi, con le temperature prese in considerazione, possiamo andare a calcolare quella che è l'energia, che è pari a 4.650 wattora, che il mio impianto fotovoltaico, che qualora fosse sovrapprodotta dal mio impianto fotovoltaico, ho potuto andare a stoccare all'interno degli accumuli. Questa energia, diversamente, avrei dovuto cederla alla rete, oppure, qualora avessi avuto nel mio impianto una batteria di accumulo elettrico, avrei potuto accumularla in quella batteria. Vedete che quindi, la quantità di energia diventa assolutamente interessante, perché qua stiamo parlando di batterie di accumulo elettrico che dovrebbero avere una capacità all'incirca, di 5 kWh per pareggiare la capacità, di accumulo di energia termica all'interno, del nostro impianto. Quindi, ce ne parlerà bene adesso Longo. Questo rientra in quella che è una gestione intelligente dei carichi, che è sicuramente il primo passaggio, che si può fare dopo aver analizzato i nostri consumi. Quindi, andare a sfruttare al meglio quello che già abbiamo presente all'interno dell'edificio, prima di valutare poi quello che è, l'eventuale accumulo di esubero, dal punto di vista elettrico. Quindi qui spero di avervi dato qualche spunto interessante e anche qualche numero di riferimento, sulla capacità, di una pompa di calore di accumulare energia, e, diciamo, cedo poi la parola adesso a Marco e al prossimo relatore. Grazie.
Bene, grazie Davide. Allora, ancora un paio di questioni e di domande, soprattutto proprio in riferimento al tema che hai trattato di sostituzione di un impianto esistente. Ci chiedono se con tubazioni isolate solo per il riscaldamento, se è da escludere a priori l'utilizzo dei ventili convettori per il raffrescamento. Tu prima hai fatto accenno a se le tubazioni non sono adeguate. Nel caso, come verifichiamo questo aspetto o quali sono le indicazioni che possiamo dare ai professionisti? Cioè, nel caso in cui le tubazioni sono, non ho capito. Isolati solo per il riscaldamento, dice. Se le tubazioni sono solo isolate per il riscaldamento, io non mi arrischierei assolutamente a installare, cioè installare, ad utilizzare i ventil convettori anche in raffrescamento, perché diciamo il degrado che può avere la tubazione non coibentata, posata sotto massetto. Se qualora attraversata da acqua refrigerata e non opportunamente protetta, diciamo, dalla condensa superficiale che si può formare sul tubo, rischia di compromettere negli anni l'integrità delle tubazioni. Quindi, se non c'è una, diciamo, ragionevole, certezza che le tubazioni siano adeguatamente isolate per trasportare acqua refrigerata, quello che mi sento di consigliare è di utilizzare l'impianto in solo riscaldamento. I vantaggi energetici che si ottengono con la sostituzione di un radiatore con un ventil convettore continuano a restare, perché il raffrescamento poi non entrerebbe in questa valutazione. Ovvio, devo compensare in altro modo la necessità di andare a raffrescare l'edificio se prima diciamo, non avevo già un impianto che se ne occupasse. Perfetto. Ci chiedono generalmente se con questi sistemi occorre aumentare la potenza del contatore, scusami. Sì, anche questa è una condizione, diciamo, molto specifica, dipende da che condizione iniziale si parte, però tipicamente, nella maggior parte dei casi, il contatore, non è particolarmente sovradimensionato rispetto, a quelli che sono gli usi che uno ne fa, e se quindi la condizione iniziale è di, magari, impianto di riscaldamento con una sola caldaia, andare a togliere la caldaia e, diciamo, produrre l'intero fabbisogno di riscaldamento con una pompa di calore sicuramente aumenta, magari anche notevolmente i picchi di consumo elettrico, quindi la potenza che deve essere garantita dal contatore per poter alimentare non solo i carichi già esistenti, ma anche la pompa di calore. Ci chiedono se un 6 kW possono bastare. Beh, allora, diciamo che dall'esperienza che ci stiamo facendo in questi anni, questo dipende molto da come viene coibentato l'edificio. Se siamo in presenza di edifici non coibentati, la taglia della pompa di calore è ovviamente, diciamo, più generosa, perché non andiamo a ridurre quella che è la potenza necessaria all'edificio, e quindi, diciamo, gli assorbimenti di picco delle pompe di calore di taglia più grossa spesso richiedono contatori anche superiori ai 6 kW. Qualora invece ci sia in presenza di edifici, diciamo, abbastanza piccoli, quindi con potenze non elevate, oppure di edifici che hanno anche un efficientamento dal punto di vista dell'involucro, allora se si lavora con le taglie più piccole di pompa di calore può anche bastare 6 kW. Perfetto, allora adesso vedendo il tenore delle risposte che stai dando, probabilmente anche questa sarà un po' generica, però ci chiedono un impianto medio full electric di quali potenze necessita per l'impianto fotovoltaico. Sì, anche questo dipende molto dalla taglia della pompa di calore. Il collega Longo sicuramente ci può spiegare meglio quali sono i criteri con cui può essere dimensionato un impianto fotovoltaico. Questo comunque è strettamente legato alla producibilità dello stesso, e quindi sì, diciamo, bisogna andare a vedere appunto come è esposto, quanti consumi effettivamente ha la casa, perché diciamo, in base ai kilowattora necessari per tutti, diciamo, gli utilizzatori, non solo la pompa di calore all'interno dell'edificio, deve essere dimensionato opportunamente l'impianto fotovoltaico. Comunque, quando cominciamo a parlare di pompe di calore termoautonome,
si comincia a ragionare su impianti fotovoltaici che difficilmente vanno sotto i 4 kW e mezzo, 6 kW. Poi chiedo a Roberto di correggermi se sto dicendo qualcosa di non prettamente corretto, ecco. Bene, allora visto che l'abbiamo chiamato, eccolo qua, che invito anche a riattivarsi il microfono. Roberto Longo, come dicevamo, di Fronius, ben arrivato Roberto, bentornato visto che ti abbiamo visto prima. Ti assegno il ruolo di relatore così anche tu puoi cominciare a condividere la tua presentazione. Davide, lo ritroviamo comunque al termine del webinar, quindi se ci fossero ancora delle questioni o delle domande che magari dopo l'intervento di Fronius, oltre a quelle dedicate ovviamente a Fronius, possono sorgere, Davide Raccagni di Olimpia Splendid sarà ancora disponibile. Roberto, veniamo a te. Grazie, buongiorno e ben ritrovati da parte mia. Mi complimento con Davide che è sempre molto chiaro e preciso. E ne approfitto sin da subito, insomma, per introdurre l'argomento. Grazie alla domanda che hai posto a Davide, infatti, che calza a pennello proprio con la mia entrata in scena. E parleremo proprio nella mia relazione di quello che è il percorso virtuoso che noi consigliamo per, diciamo, dimensionare correttamente quello che è l'impianto fotovoltaico e, se poi vogliamo, anche il sistema di accumulo, partendo da quella che è un'analisi dei consumi, da, diciamo, la presa coscienza di quelle che sono i meccanismi. Abbiamo perso Roberto. Hai il microfono spento, Marco. Sì, scusami, abbiamo perso Roberto Longo, allora non lo sentiamo più, anche il video è bloccato, temo sia un problema di connessione, provo velocemente a magari contattarlo telefonicamente. Bello della diretta, d'altronde credo che sia. Telefono spento, non lo sentiamo. Ecco, vedo che offline probabilmente adesso si sta ricollegando. Davide, ti faccio un'altra domanda a te. Approfittiamo di questo attimo nell'attesa che si ricollega Roberto. Allora, ci chiedevano anche se in regime di riscaldamento è maggiormente efficiente una pompa di calore con un sistema canalizzato ad aria o un sistema idronico? Allora, anche qui le tematiche sono molto molto ampie ed è difficile sempre generalizzare quella che è una soluzione perché, diciamo, in ogni caso possono essere accettabili più soluzioni oppure ci può essere una soluzione migliore di un'altra. Diciamo, in generale. Quello che si può dire è che la condizione diciamo, di riscaldamento richiede diciamo, all'impianto anche di gestire dei momenti di passaggio, dei transitori che forse sono più facilmente gestibili con un impianto idronico. E questo è legato sempre diciamo, alla capacità dell'impianto idronico di poter diciamo, avere un volano termico. Quindi mi sto riferendo in particolare ad esempio agli sbrinamenti invernali, agli sbrinamenti che la macchina, la pompa di calore è costretta a fare durante la stagione invernale quando ci troviamo tipicamente sotto i 6-5 gradi e che grazie al volano termico dell'acqua presente all'interno dell'impianto idronico permette di non percepire all'interno dell'ambiente. Diciamo, questo momento in cui la macchina in realtà sta assorbendo calore da dentro la casa per scongelare sostanzialmente il ghiaccio che si è formato sulla batteria dell'unità esterna. Quando si è in presenza di un impianto ad aria, non c'è, diciamo, il volume, il volano,
termico dell'acqua e quindi si percepisce come, diciamo, maggior condizione di discomfort questi momenti di sbrinamento della macchina esterna. Quindi in generale il vantaggio del sistema idronico principale rispetto al sistema d'aria è questo. In più, appunto, un sistema idronico permette alla macchina di lavorare in modo molto più dolce, quindi anche macchine ad inverter su un impianto idronico, sempre grazie al volume d'acqua, possono lavorare in maniera, diciamo, più consona a quello che è il funzionamento dell'impianto frigorifero, mentre invece all'interno di un impianto ad aria, non essendoci questo volano termico, il funzionamento della pompa di calore è più nervoso, diciamo così, e quindi anche ne va della sua, durabilità ed efficienza. Perfetto, vedo che è tornato Roberto, riattivati il microfono, Roberto Longo. Deve essere stato un problema di internet, credo, non so se è un calo No, improvviso. mi scuso, si è spento proprio completamente il PC. Non so cosa possa essere successo, anche perché la batteria è completamente carica, quindi Ok, vedremo andiamo di avanti. capire meglio. Speriamo non accada altro, ecco. Sì, stavo dicendo, mi scuso insomma con i partecipanti, stavo appunto introducendo quello che è l'agenda di oggi, partendo da quello che è appunto il nostro percorso virtuoso, inteso come l'approccio che utilizziamo verso il dimensionamento dell'impianto, passando da prima di tutto un'analisi dei consumi, dalla presa coscienza di quelli che sono gli strumenti che vengono messi a disposizione per la valorizzazione dell'energia immessa in rete e di conseguenza e quanto diventa interessante andare a gestire in maniera intelligente i carichi. Uno sicuramente dei carichi più interessanti che noi riteniamo deve essere assolutamente gestito in maniera ottimale e performante in ambito domestico è la pompa di calore, anche perché è innegabile che insomma rappresenta uno dei carichi più energivori presenti in ambito domestico e qualora eventualmente ci sia un eventuale ancora surplus di energia, possiamo andare a stoccarlo eventualmente in un accumulo, in questo caso elettrochimico. E poi, chiaramente, visto che diciamo, l'argomento è attuale ed è chiaramente centrato oramai quasi tutto sul Superbonus 110, mi permetto, ecco, di dare alcuni consigli su quello che è la scelta dei materiali che vengono utilizzati in ambito Superbonus 110, puntando soprattutto sulla qualità, visto che vengono messe a disposizione, insomma, dei tetti di spesa importanti e sostanziosi, e quindi quale vuole essere, secondo il nostro punto di vista, un'analisi corretta circa la qualità dei prodotti installati. Infine, ecco, una proposta nostra che vuole essere a 360 gradi, applicabile sia in un contesto del Superbonus 110, ma anche in un contesto dove si sfrutta la detrazione, che può essere del 50 per quanto riguarda la parte del fotovoltaico ed eventualmente 65 per quella che è l'efficientamento energetico e quindi la sostituzione di un generatore di calore. Partiamo quindi con quello che è appunto il nostro percorso virtuoso, che parte, come si diceva, da quella che vuole essere un'analisi dei consumi, diciamo, presenti in ambito, in questo caso domestico, ma anche in ambito non domestico. Comunque un'analisi dei consumi va assolutamente fatta. E poi di conseguenza si passa all'installazione di un sistema, un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo eventualmente, però prima di arrivare, come vedete, all'installazione del sistema di accumulo c'è di mezzo la parte di gestione dei carichi. Come ripeto, per noi questo è un tema molto centrale per il fatto che ci permette di raggiungere veramente dei risultati che poi vedremo interessanti. In alcuni casi anche senza l'introduzione di un sistema di accumulo, perché gestendo in maniera ottimale i carichi abbiamo visto si raggiungono risultati che sono grosso modo similari a quelli raggiunti con l'installazione di un sistema di accumulo, a fronte però di un investimento che laddove non ci fosse, diciamo, il Superbonus 110 potrebbero essere onerosi, ecco. E quindi arriviamo a quella che è la vision di Fronius, che è appunto rappresentata dalle 24 ore di sole,
che è appunto l'obiettivo che ci siamo posti già qualche anno fa, quello di riuscire a soddisfare la richiesta di energia sia termica che elettrica con le fonti rinnovabili, al 100% con fonti rinnovabili. È sicuramente un obiettivo molto ambizioso e per forza di cose passa chiaramente da una gestione attenta ed efficiente di quelli che sono anche i consumi domestici. Partiamo quindi da come si effettua un'analisi dei consumi per arrivare quindi al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico. Partiamo quindi da quello che è una bolletta di fornitura di energia elettrica che solitamente, di cui solitamente il cliente dispone. Chiaramente se siamo in un contesto di nuova abitazione, in questo caso potremmo andare a stimare quelli che potrebbero essere i consumi di una famiglia media italiana. Mentre per quanto riguarda la parte termica, potrebbe essere più semplice per il fatto che sia che si tratti di una ristrutturazione o che si tratti di una nuova, diciamo, abitazione, abbiamo comunque, l'ex legge 10 che, possiamo utilizzare come strumento per andare ad identificare quelli che possono essere i consumi derivanti dalla parte termica. Bene, e sommando questi due dati avremmo diciamo un dato globale di quelli che sono i consumi che saranno presenti in ambito quindi domestico. A quel punto andremo a realizzare diciamo il nostro impianto fotovoltaico, poi vedremo dimensionandolo in che modo e a questo punto scatta lo step numero due che abbiamo visto essere l'analisi dei consumi e quindi l'ottimizzazione dei carichi. Nel nostro caso l'ottimizzazione dei carichi la proponiamo in che modo? Abbiamo detto la presenza dell'impianto fotovoltaico e dell'inverter richiede un ulteriore componente che però oramai sta prendendo sempre più piede, che è appunto questo dispositivo chiamato smart meter, che ci permette di monitorare quelli che sono i flussi energetici e di conseguenza di sapere in maniera precisa quello che è il consumato all'interno dell'ambiente domestico ed eventualmente anche quello che è la quota parte di energia immessa in rete. Ebbene, la quota parte di energia immessa in rete come viene valorizzata? Allora, parliamo in questo momento di un contesto che è al di fuori del Superbonus 110, dove per chi sfrutta la detrazione fiscale al 50% per l'installazione di un impianto fotovoltaico può diciamo, fruire del meccanismo dello scambio sul posto, che è spiegato in questa formula in maniera diciamo, non propriamente così chiara, dove sostanzialmente si va ad identificare la minore tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete, al quale si va a sommare un coefficiente unitario di sfasamento moltiplicato per un valore di remunerazione. Detto questo, possiamo guardare grosso modo cosa succede o cosa sta succedendo negli ultimi anni con il meccanismo dello scambio sul posto. Partendo da un'ipotesi di un impianto residenziale di 3 kW realizzato nella zona nord d'Italia, quindi con una producibilità stimata di 1200 kWh per kilowatt di picco e un consumo all'interno dell'abitazione di 4000 kWh. In questo caso il cliente consuma istantaneamente soltanto il 30% dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, mentre il 70% viene ceduta dalla rete e ne preleva di conseguenza 2900 kWh, mentre ne immette 2520. Quindi in questo caso la minore tra l'energia immessa e l'energia prelevata è l'energia immessa in rete. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista l'impianto fotovoltaico è stato dimensionato correttamente. Andando e scorrendo velocemente, arrivando diciamo al succo, al nocciolo della questione, nel 2015 questo cliente con dati alla mano percepiva di valorizzazione dell'energia immessa in rete circa 400 euro, quindi 393 euro per la precisione. Quello che ahimè si sta verificando, come vedete, siamo già arrivati al 2018, però gradualmente sta diminuendo sempre di più,
il meccanismo dello scambio sul posto sta perdendo sempre di più valore e prendendo ad esempio lo stesso identico cliente avremo una valorizzazione delle energie immesse in rete per la stessa quantità pari a 245 euro. Quindi questo sta a significare il fatto che andiamo verso una diminuzione significativa, se non quasi un'eliminazione, mi viene da usare il termine eliminazione, di quello che è proprio la valorizzazione dell'energia immessa in rete. Di conseguenza diventa necessario fare cosa, se non autoconsumare il più possibile l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico proprio nel momento stesso in cui viene prodotta. E quindi a questo punto dobbiamo iniziare ad introdurre due termini che sono importanti e che non sono sempre così noti. Uno è la quota di autoconsumo, che va ad identificare quanto bravo è il nostro cliente a consumare l'energia fotovoltaica prodotta istantaneamente dall'impianto fotovoltaico oppure immagazzinata nello storage, e la quota di autonomia, che identifica quanto bravo il nostro cliente, o meglio, quanto diventa indipendente dall'utilizzo di energia, dall'acquisto di energia da parte del fornitore, il nostro cliente, grazie appunto alla presenza dell'impianto fotovoltaico, dell'ottimizzazione dell'autoconsumo ed eventualmente di un sistema storage. Quindi questi sono due parametri di valutazione molto importanti con i quali dobbiamo iniziare a prendere confidenza e anche per porci degli obiettivi per migliorare, chiaramente. Roberto, dacci giusto un parametro in più, dici un po' qual è l'autoconsumo medio di un'utenza familiare, per esempio, senza la gestione ovviamente intelligente dei carichi. Ma guarda, come avete potuto notare nell'esempio precedente che vi ho fatto vedere, la media nazionale italiana sicuramente non supera un autoconsumo del 30%, come in questo esempio. È assolutamente veritiero questo esempio, quindi mediamente il cliente domestico non supera questo grado di autoconsumo, ecco. Perfetto. Parliamo a questo punto di quello che è la gestione della pompa di calore e come possiamo interagire con la pompa di calore al fine di ottimizzarne l'autoconsumo. Come diceva prima Davide, i nostri inverter dispongono di uscite digitali programmabili che possono essere opportunamente impostate e settate a fronte di un'analisi di quelli che sono i consumi da parte del nostro meter e di conseguenza andare ad impostare delle soglie di attivazione e di disattivazione, magari in funzione di un surplus di produzione, andando di conseguenza ad agire su quello che è l'elettronica della pompa di calore, andando ad aumentare i parametri di set point a nostro piacere oppure a discrezione, chiaramente dei suggerimenti che vengono sempre opportunamente dati dal produttore. Parliamo quindi di un esempio concreto, perché molto spesso quando porto questa possibilità, molto spesso mi viene detto sì, è bello, tutto interessante, ahimè, il fotovoltaico non si sposa perfettamente con la pompa di calore perché il fotovoltaico produce d'estate la maggiore energia e produce poco d'inverno quando c'è la maggiore richiesta di energia da parte della pompa di calore. Allora, diciamo, ho voluto un attimino portare questo esempio concreto che a me, scusate, che credo possa identificare bene la situazione nel quale ci potremmo trovare, ed è appunto una situazione di, come si descriveva prima, una villa importante dove potrebbero esserci degli spazi per un accumulo generoso. Anzi, per due accumuli, in questo caso generosi, di 300 litri per quanto riguarda la parte impianto e di ulteriori 300 litri per quanto riguarda la parte di accumulo della CS. E possiamo presto identificare come, diciamo, per aumentare di 10 gradi quello che è la temperatura, diciamo, per quanto riguarda la parte impianto. Avremo bisogno, come abbiamo visto con la formula che ci ha fatto vedere prima Davide, avremo bisogno con un COP 3 di circa 1,2 kWh elettrici e per aumentare di 20 gradi quello che è la temperatura del nostro accumulo di acqua calda sanitaria, avremo bisogno con un COP 2 di ulteriori 3,5 kWh.
Detto questo, sommando quindi i due consumi, che sono 3,5 più 1,2, avremo 4,7 kWh elettrici, che sarà appunto il nostro fabbisogno per raggiungere l'obiettivo di aumentare di 10 gradi la temperatura dell'accumulo lato impianto e di 20 gradi la temperatura ACS, quindi di crearci quello che è il nostro accumulo termico. Poi sono andato parallelamente ad identificare quelle che sono le produzioni medie in un sito di installazione quale Bergamo, che è abbastanza, diciamo, centrale sul nord Italia, e ho identificato, come potete vedere in questa slide, che il mese di peggior produzione, dove produco meno energia, è senza dubbio il mese di dicembre, dove con un impianto fotovoltaico di 6 kW riesco a produrre 235 kWh, che diviso per i 31 giorni che compongono il mese di dicembre, abbiamo una media di circa 7,5 kWh giorno. Questo mi permette di dimostrare cosa? Mi permette di dimostrare che anche nei giorni di poca produzione, quale il mese di dicembre, che abbiamo visto essere sicuramente non uno dei migliori giorni, nei migliori mesi, scusate, per la produzione del fotovoltaico, abbiamo comunque l'opportunità e la possibilità di ottimizzare appunto l'autoconsumo della pompa di calore in particolare e di soddisfare questa esigenza, o meglio di riuscire a compiere, diciamo, l'innalzamento della temperatura di 10 gradi per la parte impianto e di 20 gradi per la CS. Ci sono tutte le possibilità per poterlo fare. E i risultati sono altrettanto apprezzabili dal punto di vista dell'ottimizzazione dell'autoconsumo, vi posso dire, perché questa è un'immagine proprio di un caso reale, un caso studio, dove nel 2019, in un periodo di mezza stagione, eravamo, come vedete, il 16 di ottobre, dove andavamo a ottimizzare l'autoconsumo, siamo riusciti ad ottenere un autoconsumo del 47% in quel giorno e un grado di autonomia del 63%. Proprio su questo caso studio, io vorrei proporvi un attimino, ecco, questo esempio, che lo ritengo essere interessante. Scusate un attimo, mi permetto di chiudere la porta perché sento dei rumori. Scusatemi. E il caso studio che propongo è appunto la sostituzione di una caldaia a gas con un'implementazione di una pompa di calore in una zona climatica E. Siamo per la precisione sulla sponda veronese, scusate, del lago di Garda, e su quale è stato fatto anche una sostituzione dei terminali in ghisa con dei terminali in alluminio. L'abitazione è di circa 100 metri quadri, ha installato un impianto fotovoltaico da, come vedete, 5,8 kW, e sul quale abbiamo implementato tre relè con le relative funzioni che ci permettono di andare ad aumentare il set point dell'acqua calda sanitaria e quindi di ottimizzare l'autoconsumo. Questo è proprio un esempio che a mio avviso è interessantissimo da mostrare. È la casa di un collega che è chiaramente l'esempio di un classico utente italiano, che non è mai a casa durante il giorno e rientra soltanto la sera. Proprio per questo era importante andare ad ottimizzare l'autoconsumo con l'utilizzo di tre relè che andiamo ad attivare in presenza di un surplus di produzione. In particolare, il primo relè denominato SG Ready va ad incrementare di 7 gradi la temperatura dell'acqua calda sanitaria, con un criterio che dicevo essere la potenza in eccesso, quindi un esubero di potenza di 1500 watt, e verrà di conseguenza attivato questo relè. Questo finché non si arriva ad avere, diciamo, un zero come immissioni in rete, verrà mantenuto attivo. Poi chiaramente abbiamo anche la possibilità di andare ad impostare, oltre che delle soglie di attivazione e di disattivazione, anche quelli che possono essere dei ritardi alla disattivazione, per evitare che ci possa essere
in caso di passaggio di un ombreggiamento, di una nuvola, quant'altro, che ci sia un continuo attacca e stacca, e possiamo anche impostare un numero massimo di minuti di funzionamento giornaliero piuttosto che un numero di cicli giornaliero. Il secondo relè, chiamato funzione EVU, ci dà la possibilità appunto di aumentare la temperatura dell'acqua calda sanitaria fino a 70 gradi con l'utilizzo anche della resistenza elettrica, e quindi la possibilità di fare il ciclo antilegionella. Questo viene fatto qualora ci sia come criterio un esubero di potenza di 2 kW. E verrà mantenuto attivo il relè finché appunto non si arriva ad avere un'emissione zero come potenza in rete. Il terzo ed ultimo relè, che viene utilizzato chiaramente soltanto in condizioni invernali, viene attivato qualora ci sia un surplus di 2500 watt. E va a disabilitare la funzione di termostato all'interno dell'ambiente e va di conseguenza ad aumentare la temperatura di comfort finché c'è chiaramente potenza in eccesso da parte del fotovoltaico. I risultati ottenuti sono questi che vi posso mostrare e rappresentano chiaramente tutto l'anno 2020, quindi tutto lo scorso anno. Possiamo presto identificare come questo sia un cliente che consuma circa, come vedete, più di 7.000 kWh annui, e possiamo dire che buona parte sono rappresentati da consumi in ambito domestico, servizi, mentre poco più di 3.000 kWh sono per la pompa di calore e la produzione quindi di acqua calda sanitaria e il riscaldamento. Il fotovoltaico produce 7.300 kWh, quindi una produzione sicuramente importante che supera i 1.200 kWh su kilowatt di picco. L'autoconsumo in questo caso è veramente importante perché questo è proprio l'esempio di quanto possa diventare interessante andare ad ottimizzare l'autoconsumo, perché a fronte dell'esempio che avevamo visto prima e dei dati che avevamo citato prima, essere mediamente in una famiglia un autoconsumo essere non superiore di certo al 30%, in questo caso con l'ottimizzazione della pompa di calore siamo riusciti a raggiungere un autoconsumo del 48%. Ma l'altro dato interessante è che avendo spostato tutto su un vettore elettrico, quelli che sono i consumi, possiamo dire che il collega è per il 50% indipendente dall'acquisto di energia del suo fornitore. Questo grazie appunto alla presenza di un impianto fotovoltaico, ad una pompa di calore che è stata ottimizzata nel suo funzionamento anche. E quindi questo io credo possa essere sicuramente un esempio per voi tutti per dimostrare quanto l'integrazione tra le due fonti rinnovabili possa diventare efficace, anche senza, come vedete in questo caso, la presenza di un sistema di accumulo elettrochimico. Perché vi posso dire che questi sono dati che si possono raggiungere anche con la presenza di chiaramente un sistema di accumulo elettrochimico, però dovevamo aggiungere ulteriori componenti in campo. In questo caso non abbiamo fatto altro che ottimizzare i componenti che già avevamo in campo. E questo è un altro aspetto che io ritengo essere interessante e da sposare, quindi non solamente in un contesto quale il Superbonus 110, ma anche per tutte quelle che sono le nuove costruzioni, perché su tutte le nuove costruzioni quasi ci troviamo in questa situazione dove abbiamo l'impianto fotovoltaico e dove spesso abbiamo la presenza della pompa di calore. Quindi, diciamo, l'input e lo scopo, ecco, di questa mia prima parte voleva essere proprio darvi un incentivo a ottimizzare l'autoconsumo, soprattutto sulla pompa di calore. Il risultato molto apprezzabile anche in termini economici è dato dal fatto che prima di installare l'impianto fotovoltaico i consumi, sia per quanto riguarda la parte gas e per quanto riguarda la parte elettrica, superavano abbondantemente i 2.000 euro. Sono scesi, diciamo, intorno ai 1.500-1.600 euro dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico e sono ulteriormente migliorati
Vedete, quando è stato eliminato la parte diciamo di consumi derivanti dalla presenza della caldaia, è stata implementata appunto una pompa di calore, e questo ha permesso di ridurre ulteriormente quelli che sono quello che è l'impatto economico, con un risultato che dico interessantissimo, perché siamo scesi addirittura al di sotto dei 900 euro, vi posso dire. Quindi il collega, vi confermo che è estremamente, estremamente contento del risultato ottenuto. Parliamo ora a questo punto del dimensionamento di un nuovo impianto. Qualora, ecco, si effettui l'installazione di un impianto fotovoltaico ed eventualmente anche di un sistema di accumulo, è importante partire, come vedete, da un'analisi dei consumi. Quindi partiamo dalla famosa bolletta di cui parlavamo prima, che è realizzata mediante la somma dei consumi elettrici più i consumi termici, e andiamo a valutare quello che è la producibilità sul sito di installazione. Facendo questo rapporto potremo identificare quello che è la necessità per il nostro cliente, quindi il generatore fotovoltaico che dovremo andare ad installare sul tetto dell'edificio. Qualora vogliamo installare anche un sistema di accumulo, dovremmo sempre partire da quello che è il consumo annuale del cliente e moltiplicarlo per un fattore K che sta tra 1.1 e 1.6 e dividerlo per 1000. Chiaramente voi capite che il fattore K che viene utilizzato per dimensionare l'accumulo è molto variabile tra 1.1 e 1.6. Questo perché? Perché dobbiamo identificare che tipologia di cliente abbiamo di fronte. E su questo voi chiaramente avete un ruolo importante come progettisti, proprio perché se identificate di fronte a voi un cliente che non fa l'ottimizzazione dell'autoconsumo, quindi non sfrutta bene l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, sarete in un certo senso costretti a spostare la vostra attenzione sul fattore di moltiplicazione superiore, e quindi andare ad identificare una batteria con una capacità più grande. Qualora invece il vostro sia un cliente che fa l'ottimizzazione dell'autoconsumo, quindi che sfrutta molto bene l'energia prodotta istantaneamente dall'impianto fotovoltaico, ebbene in questo caso potremo utilizzare delle capacità più ridotte, utilizzare quindi un fattore più vicino a quello unitario, e di conseguenza anche in ottica, approvvigionamento dei materiali, la spesa sarà sicuramente più contenuta. È chiaro che io dico, in questo momento qua, parlare di spesa sembra un'utopia, perché è passato il concetto che con il Superbonus 110 viene tutto regalato. Di conseguenza molto spesso vi dico, mi trovo a dover far fronte a delle situazioni in cui il metro utilizzato per il dimensionamento del pacco batterie non è di certo questo fattore che io vi ho proposto tra 1.2 e 1.6. Io vedo addirittura situazioni in cui viene posto fattore K pari a 4, addirittura anche 4,5. Però in questo caso quello che si andrà presto a verificare è che, non avendo chiaramente un generatore fotovoltaico infinito, perché comunque gli spazi sul tetto sono limitati, e avremo una batteria che sì, avrà una capacità molto ampia, ma non riusciremo a riempirla. E quindi è un po' come avere una piscina olimpionica a casa, ma non avere sufficiente acqua da metterci al suo interno. E io dico, in quel caso, se io mi vado a tuffare nella piscina, rischio di farmi anche male. È un po' la stessa identica cosa che può accadere qui: prendendo una batteria molto grande, c'è il rischio di non riuscire a caricarla completamente tutti i giorni, anzi, è un rischio molto concreto. E questo fa sì che ci verifichi spesso un fenomeno chiamato calibrazione, dove la batteria andrà a prendere energia non a questo punto soltanto dai moduli fotovoltaici, ma andrà a prendere anche energia dalla rete per caricarsi, in quanto la batteria è stata predisposta ed è stata opportunamente configurata dal produttore perché
cicli, cioè perché venga possibilmente caricata e scaricata ogni giorno. E se non fa questo ogni giorno o almeno una volta alla settimana, normalmente subentra il meccanismo della calibrazione, quindi dove si va a prendere energia dalla rete. È chiaro che questo meccanismo comporta chiaramente una perdita di efficienza del sistema, ma soprattutto fa sì che venga meno il concetto di autoconsumo e si vada a prelevare energia dalla rete, magari in momenti in cui ci sono già degli altri carichi connessi alla rete. Ad esempio, mi viene da pensare. In una situazione invernale dove ho una batteria molto grande che non riesco a riempirla, ci avrò probabilmente la pompa di calore che sta funzionando, ci avrò la moglie che sta facendo lavatrice o lavastoviglie, e se ho una fornitura di 6 kW, se vado anche a prelevare dalla rete per caricare la mia batteria perché non sono riuscito a caricarla con il fotovoltaico, beh, questo potrebbe in alcuni casi essere una situazione critica se ho una fornitura di 6 kW. Quindi attenzione, il consiglio che vi do è al sovradimensionamento del pacco batterie in maniera, diciamo, anche spropositata rispetto a quelli che sono questi criteri proposti. Vi pongo anche l'attenzione su quelle che possono essere le dimensioni di un nostro sistema. Basato appunto su quelle che sono, sui risultati dal caso studio che vi ho portato. In un, diciamo, un sistema monofase, quindi il primo Gen 24 Plus pesa 19,2 kg e stiamo parlando di 52 centimetri di altezza per 47 di larghezza e 16 di profondità. Il trifase è leggermente più grande, che è il Simo Gen 24 Plus, pesa 25 kg e al posto di essere 52 di altezza è 59 per 52 di lato, ma la stessa profondità circa. Le batterie hanno delle dimensioni anche queste contenute, sono appoggiate a terra, quindi non prendete paura per quanto riguarda il peso perché vengono appoggiate per terra, non devono essere fissate a parete. Hanno, nel caso della 11 kWh, un'altezza di circa 1,20 m per 60 cm e 30 di profondità, mentre per la batteria, in questo caso, l'8,3 kWh è quello che. Diciamo, la taglia che proponiamo noi che si avvicina di più al calcolo è la 7,7. Queste batterie sono modulari e arriva neanche 1 metro di altezza per sempre circa 60 centimetri e 30 di profondità. Come consiglio che vi posso dare per il luogo di installazione, vi consiglio assolutamente di utilizzare magari. In un contesto residenziale potrebbe essere il garage il luogo più adatto dove installarla. Per quanto riguarda contesti condominiali, consiglio il vano scale sicuramente come punto strategico per l'installazione di questi dispositivi. La domanda che poi spesso mi viene posta è: ma qualora ci troviamo di fronte ad un impianto già esistente, come ci dobbiamo comportare? Beh, allora, in un caso dove ho l'impianto già esistente, è importante andare a prendere visione di quello che è sicuramente la minore tra l'energia immessa e l'energia prelevata. Questo per evitare di fare, diciamo, l'errore che in tanti commettono, che è quello di pensare di mettere un sistema di accumulo per evitare di immettere energia in rete, perché se io ho fatto un impianto fotovoltaico molto grande rispetto alle mie reali necessità, io immetterò tanta energia in rete e magari ne prelevo poca. Quindi non ha senso azzerare quello che è l'immessa se ho una prelevata che è molto bassa. Quindi devo sicuramente valutare la minore tra le due. In questo caso, ripropongo l'esempio del collega, la minore tra le due è senza dubbio l'energia diciamo, prelevata dalla rete e in questo caso, ecco, dividendo per 365 giorni, il risultato è che il collega avrebbe un bisogno di installare, diciamo, un sistema di accumulo di circa 9,7 kWh. Chiaramente sapete che non è facile trovare la capacità esattamente precisa rispetto alla formula matematica, al risultato della formula matematica. In questo caso il cliente potrebbe scegliere tra una capacità di 7,7 oppure di 11 kWh. Io personalmente, se fossi un progettista,
andrei probabilmente a suggerire la 7,7 kWh per evitare, come vi dicevo, la situazione che, di cui parlavo poc'anzi, il fenomeno della calibrazione. Ora, alcuni aspetti che ritengo importante citare per quanto riguarda, la qualità e soprattutto per evitare che vengano fatte scelte affrettate anche in tema Superbonus 110, dove diciamo l'offerta di prodotti potrebbe essere tanta, il tetto di spesa messo a disposizione è altrettanto importante, ma è bene fare delle scelte accurate, pensando alla qualità sotto tre punti di vista. Uno, trovare un'azienda solida e affidabile, come può essere Fronius, come può essere Olympia Splendid, per il fatto che sono solide a livello finanziario, ha una presenza sul territorio e soprattutto produce all'interno della comunità europea, cosa che non è così scontata, ma soprattutto è presente sul territorio nazionale italiano e quindi garantisce anche quello che è un servizio di affidabilità post vendita, che vi posso garantire sta facendo la differenza, almeno per quanto ci riguarda, è risultato essere sicuramente vincenti negli anni. La qualità poi può essere intesa come qualità in sé del prodotto per la semplicità di installazione, di configurazione, di messa in funzione, ma soprattutto per i bassi costi di manutenzione e gestione. Proprio perché anche in ottica Superbonus 110, scusate se magari sono ripetitivo, però è passato, ahimè, il concetto che è tutto gratis. Sì, magari potrebbe essere per certi versi gratis quello che è la prima parte, diciamo, di installazione, di messa in funzione dell'impianto, ma attenzione che poi dobbiamo far fronte a quello che può essere, quelli che possono essere dei costi di manutenzione e di gestione dell'impianto. E quindi trovare dei componenti che hanno, diciamo, dei bassi costi di gestione potrebbe essere veramente importante per il cliente. Altrettanto importante, chiaramente, scusate se sono passato veloce, ma è un tema che abbiamo largamente discusso, è l'integrazione con altre tecnologie. Siamo qui proprio per parlare di questo oggi, appunto, della possibilità di avere una comunicazione, un'ottimizzazione dell'autoconsumo tra il fotovoltaico e la pompa di calore. E infine il servizio tecnico, appunto avere la presenza sul territorio di una filiale a tutti gli effetti che rappresenta appunto il prodotto è sicuramente un'ulteriore garanzia di affidabilità del prodotto stesso che si va a scegliere. La soluzione quindi che proponiamo noi, come vedete, è la presenza chiaramente di un impianto fotovoltaico con il quale, ecco, produciamo l'energia che viene trasformata dai nostri inverter. E la presenza del meter ci permette prima di tutto di andare a ottimizzare l'autoconsumo su quelli che sono i carichi presenti in ambito domestico, in particolare, come dicevo, la pompa di calore che per noi rappresenta uno dei carichi più importanti da andare a gestire. Qualora, ecco, abbiamo soddisfatto queste esigenze che sono primarie rispetto a tutte le altre, possiamo andare a stoccare energia prodotta in eccesso su un sistema di accumulo elettrochimico o addirittura possiamo pensare anche in un futuro a quello che sarà il mondo della mobilità elettrica e quindi andare a gestire il surplus di energia sempre in maniera dinamica su una stazione di ricarica per i veicoli elettrici. Quindi diciamo il nostro pacchetto oggi si compone di quattro componenti. Uno è l'inverter che può essere presente in versione monofase o trifase da 3 a 10 kW, il meter che è assolutamente importante ed è lo strumento che ci permette di analizzare, monitorare i flussi energetici e di conseguenza determinare quello che è eventualmente un surplus di produzione da andare a gestire prima di tutto su appunto un carico quale la pompa di calore, e poi eventualmente se c'è ancora del surplus di produzione si va a stoccare energia in maniera elettrochimica su appunto la batteria ioni di litio ferrofosfato con una capacità modulare da 5 a 22 kWh e ancora qualora ci fosse ancora surplus di energia possiamo pensare
a gestirla in maniera dinamica su un veicolo elettrico con una potenza tra gli 11 e i 22 kW. Le conclusioni, diciamo, di questo mio intervento sono che l'analisi della bolletta e la stima dei consumi sono i migliori metodi sicuramente per il dimensionamento di un impianto fotovoltaico. Quindi il suggerimento che vi do, ed è anche diciamo, la parte con il quale ho iniziato questa relazione, è basatevi su quelli che sono i dati che vi vengono forniti dal cliente per quanto riguarda bolletta e magari sul calcolo fatto dal termotecnico per quanto riguarda i consumi derivanti dalla presenza di un generatore in pompa di calore. Per quanto riguarda la gestione, gestendo diciamo, la pompa di calore, si può aumentare sensibilmente quello che è il grado di autoconsumo. Abbiamo visto il caso studio dove siamo arrivati addirittura ad un 50% di autoconsumo, 48% di autoconsumo, un 50% di indipendenza dall'acquisto di energia del fornitore, contrariamente a quello che è eventualmente un utilizzo, diciamo, tradizionale, semplice dell'impianto fotovoltaico, dove si attesta mediamente l'autoconsumo al 30%. Infine, possiamo dire con certezza che con una buona gestione dell'autoconsumo la capacità dell'accumulo elettrochimico si riduce in maniera importante, portando ad un grande vantaggio economico, soprattutto se si effettua, diciamo, la detrazione fiscale del 50%, dove diciamo, il cliente stesso deve far fronte a delle spese per l'acquisto dei materiali, diciamo, se l'accumulo è di dimensioni più contenute, chiaramente minore sarà la spesa iniziale e di conseguenza più veloce sarà il payback time. Io con questo ho terminato, spero di essere stato chiaro, lascio spazio, diciamo, alle parole. Sì, allora, grazie Roberto. C'è anche per te qualche domanda che fanno riferimento in particolare al caso studio che hai fatto vedere. Vedevano che nella tabella che hai mostrato, nel mese di giugno c'era indicato zero come consumi per l'acqua calda sanitaria. Ci chiedono come va letto questo dato. Questo è un altro aspetto interessante che diciamo, non da trascurare, è sicuramente dato dal fatto che, come vi dicevo, il collega ha la possibilità, scusate se scorro sulle slide, ha la possibilità di utilizzare il secondo relè che ci permette di aumentare la temperatura dell'acqua calda sanitaria fino a 70 gradi anche con l'utilizzo di una resistenza elettrica. Ebbene, il collega in questo caso cos'è che fa? Addirittura utilizza soltanto la resistenza elettrica per produrre acqua calda sanitaria, proprio perché ha un surplus così talmente elevato di produzione di energia dal fotovoltaico che gli conviene addirittura un mese all'anno andare a spegnere la pompa di calore, quindi anche salvaguardare quello che sono le ore di lavoro della pompa di calore e utilizzarle e utilizzare soltanto la resistenza elettrica. Perfetto. In merito poi all'installazione delle batterie, ci chiedono se sono un blocco unico o se si possono impilare per un'installazione nel sottotetto. Sono modulari, viene consegnato con un codice articolo la parte superiore, diciamo quella nera e la base sotto, che sono rispettivamente la base e il BMS, che sta per l'unità di controllo e gestione della batteria, e poi ci sono questi moduli che pesano circa 25 kg l'uno, che possono essere installati uno sopra l'altro senza collegamenti elettrici, come vedete. Ok, ci chiedono poi se le batterie da voi proposte sono tecnologia al litio, dal momento che hai accennato che si possono installare in un garage. Sì, stiamo parlando di una tecnologia a ioni di litio ferrofosfato. Quindi sono sicuramente tra le tecnologie attualmente più sicure presenti sul mercato. In particolare noi utilizziamo le celle di ioni litio ferrofosfato che sono da questo punto di vista ancora più sicure. E su questo voglio tranquillizzarvi per il fatto che sono stati condotti degli studi a monte, diciamo, dell'utilizzo di massa di questa tecnologia che ci permettono di dire oggi che sono estremamente affidabili e possono essere utilizzate tranquillamente
in ambito domestico, tant'è che se ne fa anche un uso non soltanto domestico e vengono utilizzate oramai anche, come vedete, nel mondo della mobilità elettrica, dove chiaramente c'è da far fronte anche ad altre situazioni, quali le vibrazioni, che potrebbero essere sicuramente più impattanti sul punto di vista della sicurezza. Qui stiamo parlando di una batteria utilizzata in ambito stazionario, quindi è ancora più sicura, ecco. Perfetto, allora io direi di richiamare anche Davide Raccagni perché c'è ancora una domanda per lui, poi nell'attesa magari vediamo se arriva qualche altra richiesta o questione per Roberto Longo. Allora Davide, eccoci qua, ci chiedono qual è il livello di emissione acustica dei terminali Olimpia. Io credo che con terminali facciano riferimento alle unità interne, però magari se però vogliamo dare anche un parametro dell'unità esterna. Io invece credo che come terminali intendano forse i ventilconvettori. Esatto, io credo che intendano Sì, i ventilconvettori. perfetto. Sì, allora, diciamo che tutti i dati sono disponibili sulla documentazione che può essere scaricata dal sito. Adesso dare dei numeri così sarebbero un po' decontestualizzati. I nostri fancoil sono certificati Eurovent, quindi le prestazioni misurate dai terminali sono prestazioni misurate da un ente terzo, quindi appunto Eurovent, che garantisce la veridicità e diciamo la tolleranza di misura sul dato. Quello che posso dire così, di fronte a una domanda così, diciamo che secondo me deve avere una risposta generica, è che dai primi anni 2000 produciamo questi terminali che vengono installati quasi esclusivamente all'interno di edifici residenziali, nella stragrande maggioranza, comprese le camere da letto, e che la rumorosità di queste macchine alla velocità minima, quando portiamo i clienti ad ascoltare, diciamo, perché questo sicuramente è un dubbio nell'installazione di un venticonvettore, quando li portiamo ad ascoltare i fancoli installati nelle nostre, diciamo, aule tecniche di formazione tecnica qua in azienda, diciamo, scompare ogni dubbio, nel senso che il ventilconvettore risulta completamente differente, parlando di queste macchine, rispetto all'idea di fancoil ventilconvettore classica che abbiamo del grosso fancoil da ufficio o da ospedale o da ambiente terziario. Quindi due sono gli aspetti importanti. Il primo è l'importanza in fase di dimensionamento, di progettazione, quindi dimensionare i fancoil per coprire i carichi alle velocità minime o alle velocità medie, quindi cercare di evitare di sottodimensionarli eccessivamente, ma neanche esagerare al contrario, altrimenti tenderà ad andare con un attacca e stacca. Altro aspetto importante, abbiamo dei ventilconvettori che, come accennavo velocemente prima, sono anche questi co coperti da un brevetto di Olympia Splendid, che vengono chiamati ventil radiatori, che possono funzionare anche come fosse un piccolo radiatore in funzionamento completamente statico. Quindi nelle camere da letto consigliamo l'installazione di quel tipo di macchine che hanno un'emissione anche radiante frontale, che permette appunto in determinati contesti come le camere da letto, di avere anche un mantenimento della temperatura in funzionamento statico, quindi ventilatore spento e rumorosità pressoché nulla. Vi invito comunque sul sito a andare a vedere le nostre schede tecniche e poi eventualmente a scriverci per i dettagli, ecco, sul singolo modello di macchina. Perfetto, allora io direi che possiamo anche concludere l'appuntamento se non stanno arrivando ulteriori domande. Magari facciamo salutare già Davide, così poi concludiamo e salutiamo con Roberto. Perfetto, vi ringrazio tutti, ringrazio Edicom e Roberto Longo di Fronius con cui riusciamo sempre a costruire, credo, degli eventi interessanti e niente, siamo qui a disposizione, quindi per ogni domanda volentieri, ecco, possiamo darvi delle risposte mirate sulle vostre esigenze specifiche. Grazie a tutti. Perfetto, grazie Davide. Roberto? Assolutamente mi allineo a quanto detto da Davide, ringrazio sia Davide che te per l'opportunità, insomma, che ci avete dato.
Direi che siamo assolutamente allineati sul tema, che è quello a tutti gli effetti dell'ottimizzazione dell'autoconsumo e di poter sfruttare appunto l'energia in eccesso sulla pompa di calore. E ritengo che anche i risultati che vi ho potuto mostrare grazie al caso studio siano assolutamente lampanti, ecco. Bene, bene, perfetto. Allora io mi unisco ai complimenti che stanno arrivando, complimenti e ringraziamenti a parte dei professionisti, ovviamente rivolti ai nostri due relatori che ci hanno tenuto banco e compagnia per 2 ore. Vi ricordo, prima di salutarci, che oggi pomeriggio, a 2 ore dal termine del webinar, grosso modo riceverete un breve questionario di gradimento via mail. Non è un'interrogazione ovviamente sui temi trattati, ma sulla qualità di quanto abbiamo espresso, che ci aiuta ovviamente a migliorarci sempre di più nella nostra attività di comunicazione, al termine del quale riceverete subito a video il link per poter scaricare le presentazioni viste oggi. L'appuntamento sarà poi disponibile anche sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti.